aspettando Godot, il fumo ce l'ha lui. Quindi quanti fumatori di marijuana ci sono in sala? La politica traccheggia, i bigotti sguazzano nell'ignoranza del popolino, i cocainomani continuano a pippare ignorando le leggi, a volte addirittura scrivendole le leggi, e se ti vuoi fare una canna per festeggiare la tua laurea e dimenticare che dal giorno dopo sarai un cazzo di disoccupato come il 40% dei giovani in Italia, devi comunque finanziare la mafia. Quindi quanti fumatori di marijuana ci sono in sala? Cari ragazzi, vi voglio parlare del metodo per la produzione di fumo basato sull'estrazione dell'olio. L'olio da solo è forte, ma non è buono e non è pratico da fumare. Il massimo della resa si ottiene dal suo impastamento con i fiori. Abbiamo 150 grammi di fiori. Ne mettiamo da parte 30 grammi che serviranno a fare l'impasto e 120 grammi li usiamo per fare l'olio. Otterremo 50 grammi di fumo nero, pastoso e forte. Per preparare l'olio spezzettiamo i 120 grammi di fiori. L'erba deve essere ben secca. Prendiamo 3 bottiglie da 2 litri con il collo largo. Mettiamo 40 grammi di fiori per bottiglia. Versiamo 1,5 litri di alcol per bottiglia e mettiamo da parte le bottiglie chiuse per almeno 10 o 15 giorni. Dopo 15 giorni filtriamo lentamente nel grilletto il contenuto delle 3 bottiglie con il colino da tè con uno strato di Scottex. In circa una settimana l'alcol delle 3 bottiglie evapora dal grilletto, vi resta uno strato nero di olio. Più si aspetta, meglio è. Prendiamo i 30 grammi di erba che avevamo messo da parte e la polverizziamo. Quando l'olio è asciutto, lo impastiamo con i fiori in polvere. Questo fumo dà uno sballo nettamente superiore a quello dell'erba originaria ed è di una qualità non paragonabile a quello che reperite sul mercato. Può essere occultato con facilità e conservato molto a lungo. È una bomba! La terra, l'acqua, il sole, l'aria, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti che hanno una qualità unica. Fumo marijuana e bevo caffè, fumo marijuana e bevo caffè, il caffè una bibita energetica, la marijuana un cannabinoide, il sistema nervoso centrale non sa quale stato emotivo assecondare, che cazzo faccio adesso, mi fomento o mi rilasso? Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno. La saggezza non è altro che la scienza della felicità. Felicità, felicità, felicità.